Ciao ragazzi, bentornati su una nuova puntata della Climax Zone. Allora, dove siamo? Non siamo a casa, non siamo chissà dove, ma adesso lo scoprirete. Esatto. E visto le tante richieste che ci fate di parlare di mulinelli, canne, tende, tutto quello che riguarda sempre il kart fishing, ovviamente, non essendo tecnici, esatto, esperti, questa volta ci affidiamo a qualcuno di esperto, ovviamente, che lo fa di mestiere. Avevamo anticipato che avremmo cercato di portarvi questo contenuto, ovviamente, come vi diceva Max, non essendo noi esperti o in grado di poter parlare di questi argomenti, abbiamo chiesto ovviamente aiuto. Esatto. Adesso quindi andiamo a sbirciare un po' dove siamo. Sbirciamo un attimino. Vediamo se riesco a far vedere qualcosa. Ta-da. Ovviamente, ragazzi, siamo in un negozio di pesca. Bene ragazzi, il video inizia qua, adesso entriamo nel negozio, salutiamo il titolare ovviamente. Beh, alcuni di voi l'avranno già riconosciuto, siamo da Samuele, area pesca, qui a Resana. Adesso entriamo, lui dovrebbe stare preparando tutto il bancone perché parleremo di mulinelli stasera. E Cree, entriamo? Sì, direi proprio di sì. Vai! Bene, allora, entriamo dentro. Permesso. Buonasera! Ciao! Ehi, hey, ciao ragazzi! Tutto bene? Tutto pronto? Tutto pronto per il video? Sto sistemando, guardate. Bene, allora ti lasciamo finire. Samu, se possiamo facciamo un attimo un giro veloce. Ragazzi, okay. Per chi non fosse mai, per chi di voi non conosce appunto il negozio, vi facciamo una piccola panoramica di cosa trovate all'interno. Anche acquario. Acquario è in vendita. C'è anche Fede. Eccolo qua! Buongiorno! Ciao Fede! Ciao, lui sta sistemando. Ciao ragazzi, una piccola panoramica ovviamente al negozio. Intanto finché aspettiamo che finiscono un po' di sistemare il tutto. Allora, beh, noi ovviamente lo conosciamo il negozio, però certo, giusto una panoramica, andiamo sui pezzi forti, che vieni. O non andiamo, eh? Il nostro mondo questo, guarda che roba. Ovviamente ragazzi, qui trovate un po' di tutto, sì, quindi qualcuno vi verrà, tornerà in mente i video forse, che avevamo fatto. Forse quest'angolino qui qualcuno se lo ricorda. Esatto. Eravamo qui, ma lo sapevate ragazzi. Esatto. E basta, con l'occasione appunto vi mostriamo un po' com'è il negozio. Qui c'è l'area dove appunto vengono esposte le tende, i materassini, i lettini. Quindi facciamo un giro un po' attorno così. E voilà. Bene. Bene. Ragazzi, mettiamo tutto lo corrente sul tavolo e parte questa bella puntata. Allora ragazzi, siamo pronti. Adesso lasceremo la parola a Samuele che ci darà una infarinatura, perché parlare di mulinelli nello specifico, ogni singolo mulinello, per cosa serve, sarebbe un argomento molto complesso, difficile e complesso da affrontare in una serata così. Quindi lasciamo la parola a Samuele appunto, che ci farà un'infarinatura su quelle che sono le principali caratteristiche o differenze che possiamo trovare sui mulinelli, le basi per cominciare a capire un po' come si possono distinguere, insomma. Quindi ecco, questo è un po' il tema un po' della serata. In maniera molto semplice andremo a cercare di a darvi questa forma di informazioni, insomma, perché comunque ce l'avete chiesto in tanti, quindi esatto. Bene, lasciamo spazio, siamo spazio all'esperto, noi ci togliamo. Esatto. La parola a Samu. Parola a Samuele. Ciao a tutti, ciao Climax, ciao Max, ciao Christian. Vi ringrazio per avermi dato la possibilità di poter spiegare, anzi di poter dedicare qualche breve parola a un
discorso, un quesito che mi viene fatto troppe volte, tante volte, e al quale si fa fatica magari a trovare una risposta adeguata a tutti. I mulinelli. Sì, sembra un argomento molto 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 semplice, eppure ci sono delle piccole differenze magari che non tutti, soprattutto per chi inizia, riescono a cogliere, riescono a capire. Quindi partiamo. Cos'è un mulinello? Penso che tutti quanti lo sappiamo benissimo, quindi fin qua ci siamo. Io distinguerei questa grande famiglia in due modelli, due prodotti completamente diversi l'uno dall'altro. Il modello con il bike runner, che andiamo a vederlo qui, ed un modello senza il bike runner. Queste, a dir mio, sono le due differenze sostanziali che ci sono sul mulinello. Quindi la prima cosa che io faccio quando voi, un cliente, viene in negozio e mi chiede vorrei un mulinello, io chiedo a lui se vuole il bike runner o non vuole il bike runner, e scatta la fatidica domanda: che cos'è il bike runner? Che differenze ci sono da avere un bike runner e non avere un bike runner? Io partirei con farvi vedere quello che è il bike runner. Cos'è il bike runner? Allora, tutti sappiamo che nel mulinello c'è la classica frizione, ok? Giusto? Quindi apriamo la frizione, chiudiamo la frizione, quindi allentiamo quello che è il freno della bobina. La cosa comoda che ha il bike runner è che ha una seconda frizione, possiamo chiamarla così, che solitamente viene posizionata su quello che è il retro del mulinello tramite queste levette qui. Come funziona? Quando noi siamo in pesca, lanciamo, appoggiamo la canna, solitamente, magari chi è meno esperto è abituato a girare la frizione, aprire la bobina e far sì che appunto sia questa libera di scorrere in maniera tale che il pesce possa portarsi via il terminale, eccetera eccetera. Poi la ferrata verrà fatta con la mano davanti al mulinello con questa operazione qui. Il bike runner ci dà la possibilità appunto di velocizzare tutto questo. Come si fa? Questa levetta qui libera la frizione, vi faccio vedere come funziona. Il mulinello, la levetta si apre, si sblocca completamente la frizione, viene sbloccata completamente la bobina. Quindi una volta che la canna è stata posizionata, la bobina è completamente libera, il pesce potrà partire e sfilare tutto il filo che volete, come se fosse stato aperto con, con il classico movimento che si fa con i classici mulinelli della frizione, così. Ok, una volta che il mulinello è posizionato, parte il pesce, supponiamo che la partenza, cosa si fa? L'operazione da fare è quella di far scattare questa leva che si deve chiudere. Le operazioni sono due da fare, c'è per scelta. Uno può tranquillamente chiuderla con la mano, una volta che ferra chiude con la mano, oppure si può fare mezzo giro di manovella e questa scatta in automatico. Ecco che la frizione andrà a bloccarsi. Perché è comodo questo sistema? E alla fine uno dirà, vabbè, cosa cambia da un mulinello tradizionale o bike runner? È comodo perché quando si va a fare il combattimento, la frizione solitamente sarebbe bene che fosse pre-registrata prima, quindi pre-settata, in maniera tale che quando si fa la ferrata, il pesce sta partendo in maniera brusca, veloce, appunto sia abbastanza morbida, ma non troppo, per evitare di rompere e evitare appunto che ci sia troppa frizione molle e quindi rischiare di slamare il pesce subito. Quindi, come funziona? Prima di andare a posizionare la canna, prima di lanciare quant'altro, si regolerà la frizione sulla canna, quindi si aprirà, si chiuderà la frizione, si regolerà la frizione. Dopodiché si fanno tutte le operazioni di lancio, eccetera, eccetera, perché appunto, come dicevo prima, con il bike runner sbloccato la frizione è aperta, con il bike runner chiuso la frizione è chiusa, ma rimarrà presettata come l'avevate voi fatta messa prima di appunto di aprirla. Quindi sarete sempre pronti al combattimento. Questa è un'operazione veramente, veramente comoda, facile, e vi dico anche che il bike runner è il mulinello che ha dato inizio alla pesca craft fishing. Dopodiché siamo passati tutti gli altri mulinelli, big pit, bobina larga, bobina stretta, chiamiamoli come cavolo vi pare piace, però mulinelli tradizionali che adesso sono praticamente quelli più utilizzati per moda, ma non perché sono i migliori, tutto qua. Andiamo a vedere quello che è il mulinello tradizionale, perché abbiamo parlato solamente del bike runner. Cos'ha di differenza appunto dal bike runner, il bike runner dal mulinello tradizionale? Appunto il bike runner, il mulinello tradizionale come funziona? Semplicemente una volta che si effettua il lancio si deve poggiare la canna sul cavalletto per liberare la frizione, far sì che quando la carpa decide di partire la frizione sia aperta, si aprirà il galletto, si libererà la frizione in questa maniera qui,
Quando invece il pesce partirà e si dovrà fare la ferrata, si bloccherà la bobina, si andrà in ferrata chiudendo il galletto frizione in maniera tale che la bobina sia frenata e la frizione entri in funzione. Questa cosa qui, come dicevo prima, se magari per i meno esperti, la regolazione del range di quanto chiudere o aprire, diciamo, il galletto non viene sempre in automatico, quindi magari si rischia alle volte di sbagliare, di aprire troppo la bobina, quindi di liberarla un po' troppo e che sia troppo aperta, quindi poi per chiuderla bisogna andare ad agire più volte sul galletto, oppure, come molto spesso capita, quando il filo, soprattutto quando il filo è fino, il pesce parte, si tende a chiudere la frizione, il pesce dà la brusca partenza, perché magari fatalità la canna è quella del sottoriva, soprattutto magari quando si pesca, sto pensando nei fiumi, perché dove si pesca appunto molto molto vicino, dove i pesci sono abbastanza cattivi, vivaci, quindi le partenze sono veramente brusche, si prende in mano la canna quando il pesce sta veramente correndo al massimo della sua velocità. Ecco che io vado a chiudere troppo la frizione, serro troppo, pam, e rompo il filo. Perché? Perché quel colpo, quel movimento brusco, quella partenza secca, con la frizione troppo chiusa, mi andrà a rompere. Ecco, per il momento le due famiglie bite runner, non bite runner, sono spiegate. Un'altra cosa importante per differenziare i mulinelli, per farveli capire meglio, sono le taglie. Quante volte viene appunto richiesto quanto grande mulinello, cosa vuol dire la taglia del mulinello, cosa vuol dire 7.000, 10.000, 14.000 e così via. Beh, vediamo di spiegarlo in poche parole. Innanzitutto ogni casa, ogni azienda ha una propria unità di misura, che bene o male poi si equivalgono. Andiamo a vederle, così magari riesco a spiegarvele al meglio. Vediamo di prendere magari come esempi, ci può prendere un mulinellino di una taglia un pochino più piccola e un mulinello di una taglia un pochino più importante. Poi magari andiamo a vedere nel dettaglio quello che sono le taglie, mettendole a paragone con i vari marchi. Un mulinello più piccolo, un mulinello più grande. E ad esempio, qui parliamo di Shimano, quindi parliamo già di taglie. Questo è un taglia 5.500, questo è un taglia 14.000 o Big Pit. Cosa significa? Sostanzialmente la taglia del mulinello sta nel descrivere la grandezza e la capienza della bobina, quindi grandezza del mulinello e la capienza della bobina. Tanto più alto il numero, ovviamente, tanto più sarà capiente e grande il mulinello. Come possiamo sceglierli, diciamo, in base alle nostre esigenze? Appunto, quanto filo ci devo mettere all'interno? Non andremo mai, solitamente, per chi inizia a pescare, ad utilizzare tutto il filo che va caricato all'interno del mulinello, però è bene sapere che nelle taglie più grandi, nelle 12.000 e 14.000, abbiamo le bobine appunto più larghe, più grandi oltre che più profonde, che vanno ad agevolare quello che è il lancio. Più larga la bobina, migliore sarà la fuoriuscita del filo, quindi migliore sarà la distanza di lancio. Essendo più fonda, più filo ci sta, più potremmo andare a pescare a lunghe distanze, a lancio, con il barchino, con il gommone, eccetera, eccetera, non fa differenza. Però andiamo a vedere, come dicevo prima, le differenze magari nelle varie case. Ad esempio, un taglia 5.500, così di Shimano, tiene, c'è scritto, quindi quando andate nei negozi a acquistare i mulinelli, potete anche magari darci un occhio, leggere nelle bobine, solitamente a fianco alla bobina c'è scritto 0,30 390 metri. 0,35 290 metri, quindi supponiamo circa la taglia 5.500 di Shimano tiene circa 300 metri dello 0,35. La taglia 14.000, andiamo a vedere. Bene, la taglia 14.000 di Shimano in questo modello non c'è scritto, perché sostanzialmente nei modelli, quelli un pochino, diciamo, più pregiati, quindi di fascia già più alta, certi dettagli vengono messi per rendere più pulito quello che è l'estetica, però sicuramente nelle altre taglie simili così andremo a leggerlo, eventualmente nella scatola c'è scritto tutto. Comunque, ve lo dico io a memoria, un mulinello così 14.000 tiene 550 metri dello 0,35, quindi è un mulinello veramente, veramente molto, molto capiente. Taglia 14.000. Ora andiamo a confrontarlo, come vi ho detto poco fa, con eventualmente altri mulinelli. Mi viene in mente un bel Daiwa. Questo è un modello crosscast, è un modello abbastanza recente. Eccoli qua, li prendiamo tutti e due, quindi li paragoniamo. Come vedete, uno più piccolino, uno più grande. Questo è un discorso di appunto di capienze. E su un mulinello ci sta circa 300 metri dello 0,35,
35, anche qui andiamo a leggere 300 metri dello 0,35 e qui ce ne andranno a stare 500 dello 0,35. Ok, quindi più o meno siamo sulle stesse taglie, quindi come vi dicevo prima 14.000 di Shimano, 5.500 di Daiwa. Andiamo a vedere qualcos'altro, intanto per farvi capire anche cos'altro c'è. Ad esempio Pen è un'altra azienda che si sente veramente, veramente a parlare. Le taglie di Pen sono solitamente 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, quelle utilizzate per la pesca dark fishing. Questo è un 8.000 che possiamo paragonare a quello che è un 14.000 di Shimano, 5.500 di Daiwa. 8.000 Pen. Quanto tiene l'8.000 di Pen? Ecco, qui c'è scritto, andiamo a vederlo, 0,36 mm, 535 metri. Quindi, come si vede, bene o male, sono tutte quante simili. Quindi, come faccio a distinguere, a capire quanto grande è il mulinello? Io sicuramente che li conosco, ve lo so dire, ve li so distinguere. Voi sicuramente che siete le prime armi, non conoscete magari il Pen taglia 7.000, dovete andarlo a vedere. Quindi vi invito a recarvi nei punti, nei negozi più vicini a voi e vedere, prendere in mano i mulinelli, perché dalle foto purtroppo si capisce fino a lì. Quindi andate ragazzi a vederli, che tanto non vi dice niente nessuno, parole non ve le prendete, chiedete, perché i negozi sono apposta qui per rispondervi e darvi appunto delle spiegazioni e risolvere i vostri dubbi. Penso di aver detto tutto, eventualmente poi se c'è qualcos'altro da riprendere sul discorso delle taglie dei mulinelli avrò i nostri cari amici Christian e Max che mi faranno le varie domande per appunto entrare nei dettagli, e diciamo che direi che passerei a quello che è la prossima caratteristica dei mulinelli. Ora che abbiamo parlato di quello che sono le caratteristiche fisiche evidenti dei mulinelli, quindi le prime cose che colpiscono l'occhio, quindi la misura, la grandezza, la bite run o non bite run, che sono cose che si vedono, vediamo di parlare di qualcosa che non si vede, perché tante volte uno prende in mano un mulinello e dice sì, ok, però qual è la differenza tra un mulinello e l'altro? Cosa andiamo a guardare sul mulinello e l'altro? Innanzitutto il prezzo. Mi viene da ridere perché giustamente sono un negoziante, ci sta che i clienti vengono qui e mi dicono non voglio spendere tanto. Quindi perché e quando spendere di più? Perché scegliere un mulinello entry level invece, e alle volte invece scegliere un mulinello che magari costa un po' di più, quindi di fascia superiore? Perché sicuramente i mulinelli hanno delle caratteristiche diverse, delle tecnologie come le chiamano nelle aziende. Ogni mulinello, ogni fascia ha più o meno tecnologie. Ora non sto qui a dilungarmi, a spiegarvi tutte le tecnologie, perché ogni azienda ha le proprie, ognuno le chiama a proprio modo, bene o male circa. Quindi adesso sicuramente ci sarà magari qualche perfettino che vorrà correggermi quello che dico, però teniamo sempre conto del fatto che stiamo cercando di spiegare queste cose a chi sta iniziando. Quindi non posso essere troppo tecnico, troppo specifico. Quindi per dirvi, alcune tecnologie di un marchio sono circa le stesse tecnologie dell'altro marchio, però chiamate in maniera diversa. Ad esempio, un dettaglio che può essere questo, in un dettaglio che può essere questo, se è una tecnologia che dà pregio a questo mulinello, in un'azienda viene chiamato Pinco Pallino, nell'altra azienda viene chiamato Pallino Pinco. Esempio stupido, però effettivamente per farvi capire che alle volte queste tecnologie si possono trovare su un marchio e anche in un altro, però magari sotto forma di nomi diversi. In via generica, ripeto, quindi non criticatemi per questo. Cosa io solitamente cerco di far notare come prima cosa a chi decide di acquistare un mulinello? Quindi, esempio, andiamo a scegliere un mulinello, magari entry level, quindi quel ragazzino, il signore, chi decide di iniziare a pescare o comunque di continuare a pescare senza grosse esigenze, consiglio dei mulinelli tradizionali. Per chi invece è un pochino più esigente, andrò magari a chiedergli cosa ci devi fare tu con il mulinello. Alle volte magari la gente mi risponde semplicemente ah, io ci devo andare a lancio. Sì, normalmente si pesca a lancio, quindi la pesca a dark fishing si fa a lancio. Però cosa ci fai? Come peschi? Alle volte magari la gente pesca a lancio, che pesca a lunghe distanze, quindi ha bisogno di mulinelli prestanti per il lancio. Alle volte magari la gente mi dice pesco in fiumi, pesco in grandi cave, pesco calando con il gommone, con il barchino o quant'altro. Quindi quali sono le differenze tra queste due tipologie di pesca, quindi il lancio e quello che è la pesca, la chiamo io pesante o
o il car fishing puro, come lo chiamano magari i puristi, o non so, chiamiamolo il car fishing della libera e il car fishing del laghetto, possiamo chiamarlo così, è più semplice magari per i novizi, perché appunto magari chi inizia a pescare va magari in un laghetto a pagamento, quello che invece è già molto più abituato a pescare affronta quello che è il fiume, eccetera eccetera. Allora, ok, nel fiume si ha bisogno, nel fiume, nella cava a lunghe distanze, si ha bisogno di potenza, e mentre nei laghetti o nei grandi laghi, chiamiamoli laghetti perché solitamente sono quelli a pagamento nelle zone nostre, si ha bisogno magari di grandi capacità di lancio. Quindi da una parte avremo un mulinello leggero, dall'altra parte avremo un mulinello robusto. Come si fa a capire questa cosa? Dove si distingue questa cosa? Nei materiali di costruzione sono solitamente del corpo. Ci sono corpi fatti in grafite, prodotti derivati del carbonio, ci sono corpi fatti in alluminio, ci sono altri corpi fatti in materiali compositi. Cosa cambia? Qui ne prendo uno a caso. Vi spiego solo questo concetto, che è quello per me più importante. Quando un mulinello si vede che è di qualità alta o comunque è un buon mulinello, quando recuperato sotto sforzo non c'è torsione, non c'è torsione del corpo. Perché? Immaginate gli ingranaggi che lavorano in questa maniera qua, giusto? Quindi gli ingranaggi per lavorare devono essere precisi, sono bloccati in maniera fissa e sicura su dei supporti. Se questi ingranaggi iniziano non più a lavorare in maniera precisa, ma iniziano a lavorare storti, ovviamente non coincidono più bene e fanno fatica. Quindi ecco perché il corpo del mulinello più è rigido, più appunto il mulinello, il recupero del pesce, il recupero stesso del piombo, eccetera eccetera, risulterà fluido. È un concetto magari forse spiegato in tre parole, magari forse può non essere chiaro, però cercate di capire che mulinelli entry level hanno un costo comunque accessibile un po' a tutti, perché hanno dei materiali di costruzione standard. Dei mulinelli di fascia un pochino più alta hanno dei materiali di costruzione più costosi, delle lavorazioni molto più costose, molto più laboriose, e appunto perché sono migliori, c'è poco da dire. Sono migliori in tutto e per tutto. Sono migliori per le prestazioni di lancio, sono migliori per quanto riguarda la potenza nel recupero. Detto questo, per un discorso generico, c'è anche da dire che anche nei vari marchi ci sono delle differenze per dei prodotti dedicati magari a quello che è la pesca al lancio e dei prodotti dedicati per quello che è la pesca magari per chi va a calare o per chi mette appunto sotto sforzo i mulinelli tipo in fiume o con grossi pesci. Ci sono aziende che puntano più su quello che è la robustezza dei mulinelli, ci sono altre aziende che puntano molto di più su quello che è la leggerezza del mulinello. È molto più bello sentire un mulinello molto leggero. È vero, quando si prende in mano sente più, molto più bello sentire un mulinello leggero. Altre volte magari sentire un mulinello con un peso un pochino più importante, uno dice, ma caspita, è tanto pesante. Sì, però se ci devi andare a calare, io vi consiglio, ragazzi, quindi questo è già un aiuto che vi sto dando, se non dovete lanciare a lunghe distanze vogliono dire estreme distanze, 120, 140 metri, sono distanze che arrivano ai pescatori già, insomma, non il primo arrivato, ecco, quindi non soffermiamoci sulle distanze di lancio, che qua ce ne sarebbe da dire tantissimo. Però appunto ci sono mulinelli potenti e mulinelli leggeri. Quindi vi consiglio, quando andate appunto a chiedere di acquistare un mulinello, di specificare quello che sarà, quello che voi avrete intenzione di fare. Ovvio che tanta gente dirà, ma caspita, io voglio andare sia a lancio che voglio andare anche a calare lunga distanza, eccetera eccetera. Sì, certo, d'accordo, allora lì magari si cercherà un compromesso. Però tenete sempre a mente questa cosa qui. Ci sono mulinelli fatti per lanciare distante, mulinelli fatti per essere robusti, per durare molto di più nel tempo. Quindi chiedete, chiedete sempre, non abbiate paura, chiedete, chiedete e chiedete. Noi siamo qui apposta per rispondervi. Come ultima cosa, io andrei ad evidenziare anche il fatto che nel mercato esistono dei mulinelli specifici per quello che sono, per quello che è un sistema di pasturazione che negli ultimi anni sta spopolando. A tanti piace, a tanti non piace, però sta spopolando, quindi vuol dire che a molti piace. Lo spotting, quindi il mulinello da spot. Tante aziende hanno fatto il mulinello da spot. Cos'è un mulinello da spot? È un classico mulinello, ok, al quale sono state inserite delle caratteristiche che lo rendono ideale per l'azione di spotting, quindi ad abbinare con le canne da spot per lanciare gli spot. Adesso
senza citare il marchio, chiamiamolo Spombo, quello che è l'attrezzo generico per pasturare a lunghe distanze il pellet, le palline, eccetera, eccetera. Quindi poi se avete domande su come fare, come non fare, i ragazzi di Climax sono sicurissimo che sapranno spiegarvi, o magari vi faranno un video, anzi l'hanno già fatto, su quello che è lo spod, giusto? Sicuramente sì. E so che hanno fatto praticamente tutto, quindi sono sicuro che c'è. Quindi detto questo, per spombare a corte e lunghe distanze vengono abbinati dei mulinelli che nient'altro fanno che recuperare in maniera più veloce. Quindi una cosa di cui magari prima non abbiamo parlato, perché è una cosa abbastanza generica di cui si accomunano un po' tutti i mulinelli, il rapporto di recupero, quindi quanto il mulinello recupera ogni giro di manovella. Ora ve lo spiego solo appunto con gli spomb, per farvi capire che questa differenza la notiamo nei mulinelli da spomb e poco negli altri mulinelli. Perché il mulinello da spomb recupera più velocemente? Perché? Perché l'azione dello spomb non è nient'altro che lanciare lo spomb. Quando cade va recuperato velocemente, per far presto, si rilancia, si recupera e quindi l'azione è quella. Il mulinello deve essere robusto perché viene sottoposto a un lavoro molto maggiore magari rispetto ai suoi fratelli tradizionali e più deve recuperare più filo, deve essere più veloce. Quindi sono mulinelli più veloci, li si trovano in varie forme, ogni azienda, ripeto, propone i suoi 1, 2, 3 modelli per azienda, se ne possono trovare di tutti i prezzi. Quindi detto questo, io penso di aver spiegato quello che è, di aver illustrato quello che sono le caratteristiche principali, spero nella maniera più semplice e che abbiate capito un po' tutti, e eventualmente per le domande i ragazzi di Climax sono a vostra disposizione. Ora sicuramente se qualcuno vuole farmi delle domande, sono qui disponibile per cercare di darvi delle risposte. Allora Samu, siamo quasi a fine video, io mi sono tirato giù un po' di domande che sui social ci fanno e a cui a volte facciamo fatica a rispondere. Una domanda che mi sono segnato, che spesso ci viene fatta, è meglio col bait runner o senza? Perché c'è anche una specie, passami il termine, di leggenda dove qualcuno è un po' restio a comprare il bait runner perché pensa che sia un po' più fragile. Questo è quello che c'è, ci scrivono, e quindi dai tu una spiegazione un attimo su quello che è il bait runner, se è consigliato o no e se è vera questa cosa che dicono. Allora, intanto la prima questione, quando mi chiedi se è meglio il bait runner o no, ti dico che è una domanda che difficilmente trova una risposta, perché è una cosa molto personale, soggettivo. È un po' come piace a me sempre fare l'esempio del bello e brutto, non è bello ciò che è bello ciò che piace, perché appunto non tutti abbiamo lo stesso modo di vedere, e non tutti abbiamo lo stesso modo di pescare e non tutti abbiamo le stesse idee. Io sostanzialmente dico di provare. Quindi una persona magari che viene qui e non ha idea di cosa sia il bait runner, glielo spiego, e magari gli viene voglia di provarlo, lo prova, e a parere mio quasi nessuno, perché sto cercando di fare mente locale, ma non mi viene in mente nessuno che è tornato indietro dicendomi io non mi trovo con il bait runner, non lo voglio. Piuttosto mi sono tornate indietro persone che mi hanno detto ho sbagliato a cambiare. Quindi da già una persona che già sta pescando con un mulinello tradizionale e gli si prova a far pescare, gli si prova a dare un mulinello con il bait runner, magari in quel caso lì, appunto perché è convinto che il mulinello senza bait runner vada meglio, un po' perché la moda lo dice, perché purtroppo la pesca carp fishing è tanta moda, ultimamente non c'è un fare qualcosa perché è meglio, ma faccio qualcosa perché l'ha detto qualcuno. Qualcuno ha detto di farlo, allora lo facciamo. Quindi se un tuo amico ti mette in testa che è meglio il mulinello senza bait runner, se tu in quel momento vai a acquistare un mulinello con bait runner e non lo provi, non farei altro che cercare quelli che sono i difetti del bait runner piuttosto che i pregi. Quindi per risponderti, ti dico che onestamente è una cosa molto personale, quindi io cerco tante volte magari di capire chi ho davanti e cercare e capire appunto se spingere un bait runner o non un bait runner, però appunto non ci sono delle situazioni particolari per cui io consiglio il bait runner. Certo. Un po' le peculiarità le ho spiegate prima, dopo se qualcuno magari vuole saperle nel dettaglio, entra in negozio, chiede. Esattamente, ecco. Fare. Scusami un secondo Max, per rispondere al discorso della fragilità. Sì, no, non è più fragile, cioè non, assolutamente no. Un mulinello bait runner non è nient'altro che un mulinello tradizionale con una tecnologia in più che appunto è il bait runner.
non è più fragile. Sicuramente è una cosa in più che c'è, ma è come un option in una macchina, non è che è più fragile, è una cosa in più che c'è. Certo. Quindi non è assolutamente vero. Vale sempre il discorso che un mulinello di fascia superiore è sicuramente più robusto e più curato di un mulinello di fascia inferiore, quindi lì si deve vedere la qualità del mulinello. Che sono le cose che hai spiegato prima. Esatto. Allora Samu, un'altra domanda che ci fanno, e qua voglio anche attaccarmi a un qualcosa che hai appena detto, ovvero che negli ultimi anni si seguono più delle mode piuttosto che i fattori e gli aspetti tecnici. Passatemi il termine a casa, molte volte si va veramente a fare la gara di chi ce l'ha più grosso, ok? In questo caso parliamo di mulinelli ovviamente, perché tanti ci chiedono: ma qual è la differenza tra un Big Pit 14.000 piuttosto che uno un po' più piccolo? Qual è meglio? Perché tanti di voi veramente a volte compriamo, ma all'inizio ci siamo capitati anche noi, ok? Proprio perché è quello che ha detto Samuele prima, che ultimamente guardiamo più la moda, a volte andiamo a prendere mulinelli grossi così solamente perché è bello averli. Però magari tante volte, Samu, non si usa veramente un mulinello perché ci serve, ma è solo perché è figo averlo. Quindi qual è adesso, l'hai già detto prima, però ripetiamolo un attimo, la differenza tra Big Pit e le altre taglie. Ok, questo volevo rivedere un attimo. Sì, certo Max. Allora, innanzitutto la parola Big Pit è un po' come dire 14.000, visto che stiamo parlando del 14.000, tutti considerano il 14.000 come un'unità di misura. Sì, ok, 14.000 è quella più conosciuta, ma non sta altro che, ripeto quello che ho detto prima, sta ad indicare il modello, quello più grosso, il più grande. Quindi Big Pit non è nient'altro che la versione più grande, quindi il modello più grande, diciamola così. Quindi quando parliamo di 14.000 o di Big Pit è la stessa cosa, potremmo parlare di 8.000 e equivale a Big Pit, come magari di 5.005 equivale a Big Pit, a seconda del marchio che appunto stiamo considerando. Quindi Big Pit uguale più grande. Però allora, quando andiamo a scegliere una bobina, un mulinello Big Pit, e quando magari andiamo a scegliere un mulinello di taglia inferiore, a seconda delle esigenze che ci troviamo davanti. Quindi faccio un esempio molto pratico per essere breve e conciso. Se peschiamo in un piccolo canale dove la nostra distanza può essere quella di 30, 40, 50 metri, un mulinello di taglia Shimano 5005, come abbiamo fatto vedere prima, o un Daiwa 5000 che è già grandicello, o magari un Pen 7000, per dire, sono già indicati, vanno già bene, perché sono comunque molto capienti e sono più che sufficienti per affrontare quel tipo di pesca. Se invece andiamo ad affrontare una pesca che può essere invece una grande cava, dove andremo a calare con il gommone a distanze che vanno dai 300, 400, 500 metri, avremo bisogno, necessità di mulinelli Big Pit con le taglie molto grandi, perché appunto ci deve stare molto filo. Quindi il discorso della moda porta appunto a scegliere un mulinello molto grande anche quando non serve, perché è più bello da vedere. Semplicemente posizionato su di una canna, magari una 12 piedi, una 13 piedi, è più bello da vedere piuttosto che magari un mulinello taglia 5005 di Shimano. Io sto prendendo magari la Shimano come azienda, come esempio, perché è quella più conosciuta. Le taglie della Shimano sono quelle più conosciute. Però, ripeto, dopo magari andremo a vedere, quando parleremo delle canne, meglio questa cosa qua. Quindi questo, ripeto, taglia grande quando abbiamo bisogno di molto filo, molta capienza, taglia un po' più piccola quando magari peschiamo vicino, perché comunque un mulinello piccolo è potente, tale e uguale a mulinelli più grandi. Non cambia nulla. Bene, anche questa domanda, ragazzi, l'abbiamo fleggata, ok? Perché sono quelle domande che ci fate voi. L'ultima domanda, Samu, ma so che qui per ovvie cose non ci spenderemo troppe parole perché è un argomento troppo vasto. La domanda che ci fanno spesso è: Max Green, mi consigliate un mulinello? E noi lì rimaniamo un po'. Cosa diciamo? Perché consigliare un mulinello non penso sia facile. O gli facciamo il terzo grado, o cioè potrei dire qualsiasi mulinello, ma se non so che tipo di pesca fa, giusto Samu, che cosa gli serve, dove se deve calare appunto a grandi distanze, cioè noi ovviamente non essendo esperti non sappiamo e non ci mettiamo neanche a consigliare. Quindi mi confermi che la domanda "che mulinello mi consigli" è troppo generica?
confermo, infatti ti sei già risposto da solo. Cioè, la domanda che mulinello devo comprare è troppo generica. Va analizzata la situazione, vanno fatte delle domande mirate al pescatore e va capito, compreso e poi va consigliato a seconda di quello che è le proprie esigenze, la propria esigenza e le proprie tasche. Bene, allora siamo arrivati in ultima. Prima Samu si è fatto scappare quasi il prossimo argomento, ok? Ovvero vorremmo fare una puntata su quello che sarà l'argomento canne da pesca. Adesso, se si può, Samu, se riusciamo, facciamo magari un breve cenno veloce su quello che potrà essere, facciamo un piccolo unboxing, uno spoiler di quello che potrebbe essere poi l'argomento futuro che saranno le canne da pesca? Certamente. Beh, allora, la canna da pesca, le canne da pesca le conosciamo tutti, io cosa posso dirvi per anticiparle? Cosa scegliereste voi? Cosa vi piacciono? Le canne da 10 piedi, le canne da 12 piedi, le canne da 13 piedi? Vi piacciono le 3 libere, le 3 libere e un quarto, le 3 libere e mezza? Cosa vi piace? Magari sapete cosa potreste fare? Qualche domanda che magari può venire utile nel prossimo video, quindi sicuramente Climax potrà venire a chiedere a me, a farvi queste domande che voi porrete a loro, in maniera tale da essere preparati appunto per il prossimo argomento. Quindi vedremo. Non ti anticipo altro perché secondo me l'argomento canne va discusso in maniera un po' più specifica. Ragazzi, siamo giunti al termine del video. Come vedete c'è anche Federico che fino ad ora era dietro in regia, ok, insieme a Christian. Quindi in negozio troverete sia Samuele che Federico. E Cream, lascio fare due parole a te perché a me mi hanno già visto, quindi... Sì, allora, intanto speriamo che questo video abbia, diciamo, risolto qualche perplessità, qualche dubbio, qualche domanda che ci fate costantemente, quindi questo lo speriamo. E con l'occasione ci tengo, sì, io anche te, di ringraziare ovviamente Samuele e Federico per la disponibilità che ci hanno dato ovviamente per creare questi contenuti che noi non potremo fare per capacità e per comunque... anche perché tutta sta roba a casa non ce l'abbiamo, esatto, e detto questo ragazzi, personalmente sia io che Max ci sentiamo di darvi un consiglio che dovrebbe stare un po' alla base di tutto. Quando si parla appunto di canne, di mulinelli, insomma di prodotti di questo tipo qui, ovviamente, come spiegava prima Samuele, un conto è vederli in un video, vederli in una recensione, vederli in una foto, un conto è vederli e toccarli con mano. Ci si rende conto, come vi spiegava prima, del materiale, come sono fatti, insomma, si ha una percezione molto più anche a 360 gradi. Avendo l'esperto in negozio che, certo, quindi, alle tue domande sa risponderti, ti dà anche qualcosa che veramente ti fa un'idea più a 360 gradi di quello che si va ad acquistare. Quindi un consiglio che è questo: cercate di venire nei negozi per vedere e toccare con mano i prodotti. Più che altro, ragazzi, lo diciamo per voi, perché toccato anche a noi quando si acquista così a caso. Per sentito dire, perché esatto, L'amico mi ha detto, perché l'ho visto così, capito? Si va di solito a incappare in acquisti, sbagliati, passando un po' il termine. Quindi cercate di andare nei negozi perché sicuramente avete un approccio e un'idea diversa che sicuramente avete un prodotto su foglio. Esatto. Questo ve lo diciamo da esperienza personale, quindi... Sì. Vuoi ridire a tutti di fare le domande per il prossimo video? Sì, allora, ovviamente ragazzi, sotto qui nei commenti oppure come al solito nei nostri social, scriveteci intanto cosa ne pensate di questo video, quindi ulteriori domande ancora se ne avete scrivete pure qui sotto, e ovviamente nel prossimo video dove si andrà a parlare appunto di canne, diteci anche lì, fateci domande, chiedeteci anche lì che dubbi avete e cosa magari, che quali argomenti volete che andiamo un po' a toccare. Cosa, esatto, che sarà un po' difficile anche lì, perché anche lì c'è, penso, un mondo da... Assolutamente. Da parlare. Faremo 3 ore e mezza di video, apriremo una live e via. Quindi ragazzi, detto questo, ripeto, spero il video vi sia stato utile. Da Climax. Vogliamo fare... Avete qualcosa da dire, ragazzi? Volete, sì. Grazie mille a voi, ragazzi. Grazie a voi. Perché sicuramente, insomma, giova un po' a tutti. Speriamo sicuramente noi con il nostro lavoro di poter agevolare quello che sono... i nuovi pescatori, ma anche magari già i pescatori più affermati,
E siamo qua, sicuramente siamo umani, sbagliamo anche noi, mi scuso già da subito se per caso alle volte magari quello che possiamo dire può non essere effettivamente giusto al 100%, giusto prendiamolo con le pinze, perché appunto tante cose sono personali, come dicevo prima. Quindi vi ringrazio comunque della vostra pazienza, perché tanti di voi comunque già vengono qui da noi e appunto vedo che ci date soddisfazioni. Continuate così, e soprattutto voi ragazze continuate così, perché grazie. Appunto siete d'aiuto per molti pescatori e siete un supporto, l'amico costante, l'amico al telefono. Esatto, di quartiere. Esatto. Bene Cri, ricordando i nostri social, Crimax Carfishing su Facebook, Crimax _ Carfishing su Instagram, canale YouTube, se non vi siete iscritti iscrivetevi adesso. Ricordiamo anche Samuele e Federico, negozio Area Pesca, li trovate sui social ovviamente come Area Pesca. Hanno il sito internet, quindi anche nel sito avete possibilità di dare un'occhiata al catalogo. E basta. Da Samuele, Federico, Cri e Max, buona serata e al prossimo video. Ciao!